E benvenuti a questo nuovo incontro di TIP, del format di MAREFVG per la presentazione di realtà innovative, diciamo, affiliate e socie o socie di MAREFVG. Come sapete, insomma, cerchiamo di strutturare questi incontri su una tematica portante, quindi un filo conduttore. Questo pomeriggio avremo quattro ospiti, non cinque. Ci sarà un rapido cambio di programma perché purtroppo uno dei relatori non riuscirà a intervenire. E sentiremo, insomma, ascolteremo di realtà e soluzioni tutte afferenti al mondo del diporto, della nautica da diporto. Parleremo di prodotti applicabili sia, diciamo, alle imbarcazioni sia alle infrastrutture, quindi all'interno di Marina. Prima di presentarvi gli ospiti di oggi, al solito vi ricordo, insomma, ai partecipanti che l'evento di oggi è realizzato con la collaborazione degli ordini degli ingegneri della provincia di Trieste e di Gorizia. E per tutti coloro che sono interessati al riconoscimento dei crediti, al solito ci sarà una verifica, diciamo, spot che sarà fatta durante le presentazioni, per cui vi verrà chiesto di accendere la webcam. E, utilizzeremo la chat a cui ciascuno di voi può accedere per le domande e lasceremo, diciamo, la parte di domande e di approfondimenti alla fine. Quindi faremo iniziare i nostri presentatori, quindi gli speaker, li sentiremo tutti e quattro e poi alla fine torneremo verso ciascuno di loro con le vostre domande. Direi che detto questo possiamo iniziare con le presentazioni. Quindi oggi pomeriggio tra gli ospiti avremo Franco Fonzari che ci parlerà di The Kill Servant, che è una soluzione innovativa applicabile alle chiglie, quindi alle barche a vela. Dopodiché ci sarà la presentazione di PMM Mare, presentata da Ivano De Santi e Simona Aragno, che è una startup innovativa che opera nel settore degli accessori per la nautica da diporto. Seguirà Simone Magrini, che ci presenterà Delivery On Board, un'idea, diciamo, innovativa in questo caso, un'idea di business innovativo, sempre per, diciamo, il target dei diportisti. E chiuderemo la sessione con Giorgio Cucè di Sires, che nuovamente ci riporterà verso dei sistemi per le infrastrutture, in particolare per l'ormeggio delle imbarcazioni. Possiamo iniziare con Franco Fonzari, quindi Franco ti chiedo di condividere il tuo schermo, la tua presentazione. Se vuoi accendere la webcam per noi va benissimo, così possiamo vedere il nostro relatore, ma insomma resta a tua scelta, in modo che possiamo dare il via al tip di oggi. Io non vedo. Credo che il primo relatore abbia un problema di connessione. Ah, ok, perfetto, grazie che lo vedi tu. Ok, Quindi a questo punto andrei sì, avanti con quello successivo. perfetto, sarà un programma ballerino questo pomeriggio, ma vedo che Simona è pronta perché sta sorridendo, quindi ha già sentito il background. A questo punto direi che invertiamo l'ordine e partiamo invece con PM Mare, quindi do il benvenuto a Simona Ragno che vedo già nella webcam e a Ivano De Santi che farà la presentazione insieme a lei. E quindi prego Simona e Ivano, a voi la parola. Grazie. Allora, PM Mare è una startup innovativa che nasce a marzo del 2016. Abbiamo compiuto 5 anni alcuni giorni fa. Voce. Ok, allora. Simona, dimmi tu quando condividere i video. Ah, ok, perfetto. Ma se vuoi intanto iniziare a far partire il video, così intanto si vede un po' quali sono i nostri prodotti. Ecco, noi siamo appunto una startup innovativa che nasce a marzo del 2016 e siamo presenti sul mercato con prodotti altamente tecnologici ed innovativi. Attualmente PM Mare ha dei prodotti destinati all'utente finale, al diportista, quindi stiamo vendendo prodotti B2C, a partire dai sistemi di ormeggio che vedete nel video che sta girando. Qua vediamo il funzionamento di Click, che Click è un gavitello che permette il recupero degli ormeggi durante la fase di attracco in porto.
Ecco, PM Mare da questo prodotto che ha in sé una tecnologia brevettata a livello internazionale, da questo prodotto sta sviluppando un sistema, un progetto destinato a diventare un servizio per i porti, per le marine, quindi un passaggio dal B2C al B2B. Quindi noi il nostro appunto obiettivo è quello, da un prodotto che è destinato all'utente finale, arrivare alle marine con un servizio. Quindi abbiamo un gavitello che non è più soltanto uno strumento per il recupero degli ormeggi durante l'operazione di attracco in porto, ma è un qualcosa di più, è un servizio che diventa una sorta di sistema di comunicazione tra il posto barca e la capitaneria, quindi un controllo degli accessi, ma non solo, un sistema di comunicazione di diverse informazioni a seconda insomma, dell'impostazione che si dà al servizio, dalla presenza degli accessi alla presenza o meno di utenti nell'imbarcazione. Ecco, sulla base di questo prodotto, ecco, di questo prodotto per il porto, abbiamo sviluppato anche un ulteriore sistema, sempre basato sui gavitelli affondanti con risalita radiocomandata, che vedete in questo ulteriore video. Ecco, qui vediamo GoUp, che è un gavitello che viene utilizzato per il recupero delle attrezzature da pesca sommerse, delle nasse. Diciamo che è un sistema che, a differenza del classico gavitello galleggiante, che può essere preso dalle imbarcazioni in transito e quindi può determinare la perdita dell'attrezzatura pescante in mare, questo dispositivo resta sotto la superficie dell'acqua e quindi non è di intralcio ed evita proprio la dispersione delle attrezzature da pesca. Con questo dispositivo, ecco, PM Mare ha realizzato uno dei progetti più innovativi e, diciamo, anche green, perché con questo prodotto andiamo a contrastare quello che è il fenomeno della dispersione delle reti in mare. Il nostro obiettivo è quello di arrivare anche qui da un prodotto B2C ad un prodotto B2B per la pesca professionale, dove si va a collegare il gavitello alle reti da pesca. Ed è anche possibile, ecco, un monitoraggio tramite GPS e si evita appunto la perdita delle reti da pesca in mare, che è un fenomeno veramente disastroso per l'ecologia e per tutti i mari, perché sappiamo bene che le reti disperse sui fondali continuano ad operare per centinaia di anni. Ecco, quindi creando dei danni incommensurabili all'ambiente. Con questi sistemi noi andiamo a proteggere l'attrezzatura da pesca ed evitare, ecco, il fenomeno del ghost fishing. Con questo passaggio, ecco, di PM Mare, con click dal prodotto per l'utente al servizio per le marine, e con GoUp dal prodotto per il pescatore sportivo al sistema per la pesca professionale, PM Mare sta attuando un passaggio importante, che è il passaggio dal modello di business B2C ad un modello B2B, quindi dalla vendita ad un utente finale, diciamo, un servizio per i professionisti. E diciamo che siamo in una fase in cui la nostra azienda sta valutando l'eventualità, la ricerca di partner già presenti nel settore con un know-how
possano intraprendere, ecco, un cammino insieme a noi per portare questi prodotti ad un livello superiore. Noi come startup, ecco, siamo una realtà appunto nuova e ci siamo resi conto che sono progetti molto importanti e che ovviamente necessitano diciamo di una potenza di fuoco che a livello di marketing, a livello di comunicazione, a livello di struttura aziendale più efficace, ecco, rispetto a quella che è la nostra attuale compagine. Direi che questo è bene o male. Non so se Ivano voleva aggiungere qualcosa oppure se. No, diciamo che la mia collega ha detto praticamente tutto, ecco, questo. Ok, perfetto. Allora vi ringrazio per ora. Ricordo, diciamo, a chi vi sta ascoltando che si può utilizzare la chat per farvi delle domande, quindi se ci sono delle curiosità sui vostri prodotti, su come sono stati sviluppati e magari se state lavorando anche a qualcos'altro, insomma, visto i cambiamenti che ci avete raccontato anche in termini di approccio verso i potenziali clienti che avete individuato. Direi che possiamo provare a passare verso Franco Fonzari, che adesso rivedo nuovamente collegato. Franco, spero tu mi senta. Eccomi. Perfetto. Se vuoi condividere il video, insomma, con la tua presentazione, Sì, un ti PowerPoint. lascio volentieri la parola. Eccomi qua. Ci siamo? Non È ancora. visibile? No, non ancora. Come mai? Se c'è bisogno di un aiuto, posso effettuare io la Non condivisione. condividere lo schermo. Adesso Adesso ci forse? siamo? Adesso sì, perfetto. Se vuoi Ok. mettere in full screen o se vuoi farla così, insomma, come preferisci. Perfetto, benissimo. Eccolo qua. No, adesso dovrebbe essere in full screen. Sì, esattamente, la Bene. vediamo benissimo. Buonasera, sono Franco Fonzari. Ok, sono Franco Fonzari, rappresento The Kill Servant, che è un'azienda creata qualche anno fa per sviluppare e produrre un tipo innovativo di chiglia telescopica per barche a vela. Dunque, nel 2014 abbiamo incominciato a pensare ad un nuovo progetto di yacht e tra le caratteristiche volute dall'armatore era l'adozione di una deriva mobile per avere bassi pescaggi necessari nell'Adriatico settentrionale, ma non solo. E questa è la barca poi che è stata realizzata con la chiglia, con il prototipo di questa chiglia. Siccome non abbiamo trovato nessuna soluzione pronta, abbiamo immaginato un nuovo tipo di meccanismo che incorporasse alcune novità importanti rispetto alle altre realizzazioni. Ed è nato questo progetto, The Kill Servant. Il cuore di questo progetto è un meccanismo a vite senza fine, ad azionamento elettrico e non idraulico, che è stato sviluppato, realizzato e montato sulla barca che avete appena visto. Questa è il prototipo. Sulla base del prototipo, poi abbiamo sviluppato altri progetti che andremo a vedere durante questa presentazione. Allora, ci sono alcune caratteristiche fondamentali nelle chiglie telescopiche, che sono la ottima configurazione funzionale, idrodinamica e dal punto di vista della ripartizione dei pesi, tutto simili a una chiglia fissa con un bulbo. Ma ovviamente c'è il vantaggio di poter ridurre l'immersione. In teoria potrebbe essere ridotta a raffo, in realtà normalmente non è necessario andare con un'immersione
pressione inferiore a quella del timone, della chiglia fissa. Abbiamo scelto come configurazione di base quella di una chiglia telescopica. Il meccanismo che abbiamo sviluppato è che si tratta di un azionamento elettromeccanico. Chiglie telescopiche con azionamento idraulico ce ne sono, si fanno da decine d'anni, sono abbastanza diffuse sul mercato, ma richiedono ovviamente un impianto idraulico. Impianto idraulico che significa centralina, tubi, ingombri e via discorrendo. Il nostro invece è un meccanismo di sollevamento a vite senza fine, che ha un ingombro fisso all'interno per la parte interna della barca, è abbastanza limitato, va collegato esclusivamente con dei cavi elettrici e non ci sono parti stabile con la barca in acqua e dall'interno si ha come con flanzo. Questo è il cuore del meccanismo, un martinetto elettrico. Dunque, ci sono alcune caratteristiche importanti del meccanismo a vite senza fine. La vite senza fine è un meccanismo non reversibile, di conseguenza può essere azionato soltanto da una parte, il che significa che blocca in qualunque posizione e rispetto che all'abbassamento il meccanismo. Quindi non c'è blocchi di fine corso, i meccanismi tradizionali di tipo idraulico. La deriva è azionata sia in salita che in discesa ed è controllabile al millimetro. La deriva ottempera alle prescrizioni per l'incaglio sia in posizione sollevata che in posizione abbassata, proprio perché è un meccanismo non reversibile. Ovviamente deve essere dimensionata per i carichi relativi in termini di diametro in funzione di quella che è la corsa utile. È possibile navigare a qualunque andatura a vela da motore, sia da riva alzata che abbassata che in posizioni intermedie. Ecco qui lo schema di come si compone il nostro meccanismo. Questo è il martinetto con la vite senza fine. Il martinetto viene accoppiato ad un fusto e scorre all'interno di una camicia. Questa parte qui sta parzialmente all'interno della pinna fissa della deriva e parzialmente all'interno della barca. Questa invece è la parte mobile che va su e giù, a cui viene accoppiato il bulbo. Ecco lo schema di come appare, diciamo, all'interno di una barca con una pinna fissa, un carter, una carenatura per la parte mobile. E qui sono le due posizioni di deriva abbassata e deriva alzata. Naturalmente abbiamo proceduto a una serie di verifiche dimensionali, strutturali, e anche gli elementi finiti in alcuni casi, per verificare che il sistema avesse la robustezza per le varie fasi, per le varie possibilità di sollecitazione. Ovviamente stiamo parlando principalmente di caso di incaglio, in questo caso un caso di incaglio frontale. Inoltre la vite senza fine si trova ad essere sollecitata assialmente e in caso di incaglio invece verticale. E per dare un'idea di quelli che possono essere gli ingombri di questo, del meccanismo all'interno della barca, che ovviamente è uno dei criteri e uno degli elementi fondamentali che rendono interessante la nostra soluzione, questo qui è un modellino di una realizzazione che abbiamo studiato per un T55 piedi, dove si vede che l'ingombro del meccanismo, che è un ingombro, ripeto, fisso, in quanto tutto il meccanismo è all'interno della camicia, può trovare posto poco sopra, in questo caso, il fondo della cabina principale della barca. E noi comunque
In realtà si potrebbe fare anche di meglio, abbassarlo ulteriormente. Noi comunque preferiamo una soluzione in cui la frangia di accoppiamento del martinetto, che è questa qui, si trova al di sopra della linea di galleggiamento, perché questo fatto consente di ispezionare la vite senza fine, smontare il martinetto anche con la barca in acqua. C'è da dire che tutta questa parte qui è in collegamento con l'esterno, con l'acqua, scusate, sono andato avanti, e quindi in questa maniera avere la frangia di accoppiamento al di sopra della linea di galleggiamento consente di effettuare una ispezione anche con la barca in acqua. Una delle caratteristiche, un'altra caratteristica è che si monta e si smonta esattamente come se fosse una normale chiglia con flangia e bulloni. Ecco qui l'operazione di accoppiamento tra la chiglia prototipo e la barca, e l'imbarcazione su cui è stata montata. Come si vede, questa è il solito slot che viene effettuato, che viene fatto per l'accoppiamento della flangia della chiglia, e questo invece è lo slot per il passaggio della camicia della chiglia stessa. Ecco qua, immediatamente dopo, la chiglia accoppiata con l'imbarcazione e naturalmente prima di mettere la carenatura della parte mobile della chiglia. Gli ingombri all'esterno sono molto piccoli, li vediamo qui. In questo caso tutto il meccanismo sta comodamente all'interno del tavolino della dinette di questa barca. E in generale abbiamo visto che anche su barche molto piccole si riescono a fare delle realizzazioni che hanno degli ingombri interni veramente molto limitati. Questo è il varo e questa è la posizione della chiglia retratta. Il prototipo naviga ormai da 5 anni e abbiamo potuto verificare che sia dal punto di vista funzionale, movimento regolare silenzioso, non ci sono vibrazioni né in posizione sollevata né abbassata né intermedia in navigazione, non ci sono scampanie o rumore all'ancora, e sia dal punto di vista anche della qualità dei materiali che sono stati scelti, avendo effettuato 2 ispezioni, una dopo 2 anni e una dopo 4 anni, abbiamo verificato che la resistenza all'usura è assolutamente, e alla corrosione sono assolutamente ottime. Le superfici hanno delle condizioni eccellenti, ovviamente è necessaria una protezione anodica con zinchi, come si fa con qualunque parte metallica immersa delle barche. Ecco qui un particolare della vite senza fine, che è in acciaio inox, dopo 4 anni di immersione ed è praticamente come nuova. Più recentemente abbiamo sviluppato una versione nuova che è adatta a barche di dimensioni più piccole, tra i 30 e i 40 piedi, dove invece di avere una camicia e un gambo rettangolare, sezione rettangolare, abbiamo usato dei tubi e delle barre in acciaio inox come elementi di scorrimento. Questa versione ha avuto un buon successo commerciale, è stata adottata dal cantiere francese Latitude 46 di La Rochelle per i Tofinu 970, il modello di punta della sua gamma di Day Sailor. E ci sono, abbiamo consegnato finora 9 di questi, di queste chiglie, e altre 3 sono in ordine e verranno consegnate nei prossimi mesi. Una di queste 3 barche, tra l'altro, è finita in secca, in maniera anche abbastanza brusca. Ha spiaggiato, è rimasta quasi a secco, coricata sul fianco nello scorso anno, con la deriva abbassata. È un evento potenzialmente catastrofico, ma la barca riportata in galleggiamento è stata trainata, rimessa in condizioni di navigare senza, e non ha riportato danni. Dopo un certo periodo è stata comunque fatta una ispezione con uno smontaggio completo del meccanismo del martinetto di sollevamento. La chiglia è stata rimontata senza necessità di riparazioni meccaniche, dimostra la bontà, l'affidabilità e la sicurezza del progetto della realizzazione delle nostre chiglie. Ecco qui il modello TKS 10 piccolo in un rendering.
Qui ci sono le dimensioni principali, le caratteristiche geometriche principali della realizzazione. Le nostre chiglie sono per forza di cose tutte quante assolutamente adattate e ridisegnate per la specifica imbarcazione, per lo specifico progetto di barca. E l'unica cosa che è relativamente standardizzata sono i martinetti, che ovviamente vanno a specifiche taglie e consentono di realizzare barche dai 30 piedi indicativamente fino agli 80 piedi. Questa è una foto al Salone di Düsseldorf dell'altro anno, di 2 anni fa, della chiglia del Tofinu 970. Questa è la barca, il Tofinu 970, una bellissima barca, peraltro, uno splendido Day Sailor. E questo è il foglio dati che noi usiamo per il dimensionamento preliminare, su richiesta ovviamente di per fare un dimensionamento di, preliminare e uno studio di fattibilità ed un preventivo per l'esecuzione della chiglia. Direi che con questo è tutto. Vi saluto e sono a disposizione se qualcuno volesse interagire e fare delle domande. Grazie Franco, grazie mille per la presentazione. E direi che ci sono, come dire, spero nella nostra platea, perché io in partenza avrei, diciamo, delle domande, ma chiaramente non posso mettermi nei giochi. Anzi, continuerei passando, diciamo, al prossimo relatore. E, diciamo che passiamo da una storia, se vogliamo, quella di The Kill Servant, che almeno noi come Mare FVG abbiamo conosciuto e conosciamo già da qualche anno, quindi mi fa molto piacere anche vedere l'evoluzione che poi questo progetto ha avuto, arrivando poi ad avere, diciamo, successo sul mercato, e questo ci fa assolutamente piacere. E invito invece adesso Simone Magrini, che ci racconta invece di una proposta di business, se vogliamo, in come dire, in fase di nascita, se posso usare questo termine. Quindi Simone ci racconta di Delivery On Board, quindi se vuoi condividere il tuo schermo ti lascio volentieri la parola. Ok, condivido. Sì, vediamo il tuo desktop. Ok, non so se vedete. Preferisco lasciarla così perché ho avuto dei con il PC. Nessun problema, la allora, vediamo, prego. Ok, perfetto. Rappresento la DMP, siamo in fase di costituzione come società di startup. E niente, la nostra idea è legata al mondo della nautica di porto. Quindi, ok. Allora, il settore della nautica di porto in Italia è rappresentato da unità iscritte nel 2019 pari a 95.000, da un numero di rilascio di patenti nautiche per la prima volta entro le 12 miglia pari al 70% e di un rinnovo pari al 39% negli ultimi 8 anni. Patenti nautiche senza limiti pari al 61% negli ultimi 8 anni, da un numero di marine pari a 84 strutture, da posti barca pari a 162.000, di cui il 27% dei posti barca coperti dalle marine, da 782 infrastrutture portuali, dove solo l'11% è costituita da marine, mentre il grosso sono porti polifunzionali e in ultimo i punti di ormeggio. In ambito internazionale, nel 2019, lo stato di salute del settore a livello mondiale è fotografato con circa 100.000 aziende nautiche attive, oltre 1 milione di occupanti diretti, 3 milioni di unità da diporto naviganti nel mondo, 25.000 marine e oltre 46 miliardi di euro di fatturato complessivo e un numero di diportisti notevole. Infine, ulteriore dato che di interesse fornito nello scenario globale riguarda la densità del parco nautico in proporzione agli abitanti dei diversi paesi, dato che fornisce anche la misura della sensibilità diportistica e della cultura nautica dei singoli paesi. L'industria nautica, così fotografata e fortemente globalizzata, si trova a fronteggiare diverse sfide,
quali il progressivo cambio di mentalità del consumatore nautico, sempre più dagli obiettivi esperienziali, il progressivo venir meno delle lunghe crociere ed il sempre maggior ricorso a weekend e singole giornate in mare, la significativa occupazione dei porti turistici dall'utenza stanziale, il significativo cambiamento delle preferenze sociali e demografiche, con l'esigenza dello stare connessi e la ricerca di prodotti sostenibili di facile accesso e gestione, la domanda crescente di imbarcazioni smart, ma semplici da condurre grazie alla gestione touch e controllo integrato di tutti i sistemi di bordo, intrattenimento e comfort compresi, la definitiva affermazione del web e dei social in tutte le attività di commercializzazione e marketing, l'esigenza sempre più vincolante per il diportista di rivolgersi ai cantieri anche per la gestione e l'assistenza post vendita, il crescente interesse nella propulsione ibrida elettrica in linea con il mercato automotive, l'esigenza di sviluppo di sempre maggior nuovi modelli e attività di ricerca e sviluppo che favorisce le aziende più strutturate e solide finanziariamente nella logica dell'industrializzazione del settore a livello globale. I clienti a cui abbiamo fatto riferimento sono i diportisti, le marine, il mondo della ristorazione, l'e-commerce, le officine, i cantieri e i negozi specializzati nel mondo della nautica, le società di noleggio e imbarcazione, gli operatori logistici, le scuole nautiche e alberghiere e gli enti governativi. Di massima, i mercant saranno ingaggiati con sistemi già consolidati e affermati sulla terraferma. I canali con i quali intendiamo approcciare i clienti sono i social, il web, le marine, commercio. Il modello di review sono l'acquisto dell'app, gli abbonamenti e gli usi su chiamata. Le relazioni con i clienti avvengono attraverso l'app e la nostra proposta di valore è la piattaforma dove richiedere un servizio che risponda all'action experience. Delivery on board è la piattaforma digitale che può soddisfare i vari bisogni dei diportisti a mare, quali l'anchor experience, la sosta in rada o punto di fonda, per il rifornimento di acqua ad uso umano, il recupero rifiuti, il rifornimento di combustibile, le ricariche elettriche e il servizio di taxi boat. Food e chef experience, servizio di consegna di generi alimentari e bevande o preparazione a cura di personale di pasti e bevande a bordo. EdTech Experience, servizio di consegna delle attività di commercializzazione e marketing. Academy Experience, servizio di sharing information sull'esperienza della navigazione, almanacco della nautica, bollettini meteo, aree interdette alla navigazione ed avviso ai naviganti. Maintenance e Safety Experience, servizio di assistenza remota, in realtà virtuale aumentata o attraverso la tecnologia del Digital Twin per interventi manutentivi di primo livello, per la sicurezza sui macchinari e impianti e per pianificare e programmare manutenzioni presso officine autorizzate. Drone e Photo Experience, sviluppato al quinto anno, che abbraccia i servizi di anchoring, food ed et, a cui aggiungere il servizio fotografico video in streaming. La nostra proposta sta nel soddisfare i bisogni del diportista sempre più attratto dagli obiettivi esperienziali. Delivery on board attraverso la community di affiliati, quali società di noleggio di imbarcazioni, piccoli proprietari di natanti e officine nautiche, può soddisfare i vari bisogni dei diportisti, anche in un'ottica del progressivo venir meno delle lunghe crociere e del sempre maggior ricorso a weekend e singole giornate in mare. L'affermazione dell'esigenza di stare connessi e la ricerca di prodotti e servizi sostenibili di facile accesso e gestione. I passi che stiamo intraprendendo ci vedono. In fase di miglioramento, i primi servizi dell'applicativo DOB, Anchori e Food Experience. Al primo anno di vita abbiamo intenzione di affiancare i servizi di e-commerce, Chef e Academy Experience. Al secondo anno, servizio di My Experience. Al quarto anno aggiungere il servizio di safety, al quinto anno l'ingresso della tecnologia del drone navale e aereo a supporto degli stessi servizi prestati dai vettori navali, a cui aggiungere il servizio di photo experience. Dal punto di vista della scalabilità geografica prevediamo entro aprile l'avvio nella prima marina pilota. Al primo anno di vita abbiamo intenzione di estendere DOB su area regionale,
al secondo anno l'intenzione di estendere sul bacino del Tirreno, al terzo anno avviare la definitiva affermazione sul territorio italiano e croato, al quarto anno avviare la realtà in Grecia e Spagna, al quinto anno ingresso in altri mercati dell'area mediterranea. Le relazioni tra cliente e delivery on board prevedono, dopo aver scaricato l'app ed essersi registrato, la possibilità di verificare l'operatività dei posti in funzione della posizione del diportista e del boat rider più prossimo al diportista, monitorare i tempi, il costo, in chiaro, riporterà l'importo del servizio ben ordinato a cui aggiungere il costo del boat rider o della piattaforma drone. Allo start, il diportista potrà richiedere servizi essenziali per la vita a bordo, ordinare piatti su ristoranti convenzionati di zona o attraverso i consueti food sharing che consegneranno all'indirizzo del boat rider punto di scambio nodo per l'ultima corsa. Ad un anno dal lancio, il diportista potrà ordinare la preparazione a bordo di piatti da parte di uno chef, acquistare prodotti sul web proposto da DOB o dai consueti e-commerce, informarsi e condividere esperienze di bordo. Al secondo anno, il diportista potrà avere assistenza in realtà virtuale aumentata o con tecnologia digital twin per la risoluzione di lieve avarie e per pianificare, programmare manutenzioni pressurizzate. Al quinto anno, ingresso della tecnologia del drone navale e aerei a supporto del cliente per i servizi di anchoring, food, at experience, a cui aggiungere il servizio di photo experience. Ci siamo ispirati alla realtà che già viviamo sulla terraferma e che durante quest'estate alcune sporadiche iniziative si sono affacciate a questa nicchia di mercato, quali quella di 3 ristoranti nell'area del Golfo di Napoli e dell'isola di Ponza. La concorrenza individuata sono i servizi portuali prospicienti le marine e i delivery locali che si stanno costituendo sul territorio. Le barriere sono le normative legate ai contratti di lavoro in share economy. Fattori competitivi di delivery on board sono la diversificazione, flessibilità di servizi proposti e la proiezione del tessuto economico terrestre a mare. Al fine di identificare il mercato italiano abbiamo considerato le fonti del MIT, i posti barca e il codice della nautica che disciplina il transito dell'unità da diporto nei prodotti a costi riservato al transito pari all'8%. A questo abbiamo associato un costo indicativo pari a 35 euro per i 90 giorni del periodo estivo, quindi stimando in 41 milioni di euro il mercato italiano. Al lancio di delivery on board abbiamo considerato la marina pilota ed ipotizzato di concludere l'anno con un ricavo stimato pari a 34.000 euro, circa lo 0,08% del mercato italiano. L'anno successivo è intenzione estendere l'iniziativa alla regione e stimiamo entrate pari a 330.000 euro e circa lo 0,81% del mercato italiano. Il secondo anno dal lancio estenderemo l'iniziativa alla fascia tirrenica e stimiamo entrate pari a circa 600.000 euro e una quota di mercato italiano pari all'1,97%. Il team è composto da 7 membri, di cui il sottoscritto è il project manager e ideatore, Chiara la responsabile logistica, Giuseppe il software architect, Raffaele il progettista di droni, Andrea l'analyst e business intelligence, Alessandro il responsabile remote maintenance e digital twin e Luigi l'esperto legale. Delivery on board ha avviato da settembre 2020 partnership con la società Telia, ha registrato l'applicativo beta presso il registro pubblico speciale della SIAE, ha partecipato alla Business Plan Competition nell'ambito del progetto europeo Mistral, classificandosi al terzo posto, ha partecipato all'Open Innovation City Hackathon Blue, iniziativa promossa dal Comune di Genova, ricevendo apprezzamenti molto favorevoli, ha avviato un'analisi di mercato nell'Alto Adriatico e coste croate con il Maritime Technology Cluster. Gli investimenti iniziali per lo sviluppo dei 2 servizi, Anchor e Food Experience, sono stimati in 100.000 euro, le finanze apportate dai soci sono di 30.000 euro e chiediamo un capitale di rischio pari a 70.000 euro. Grazie per l'attenzione. Grazie Simone, grazie per la tua presentazione.
Ho visto nel frattempo che c'è stata, diciamo, una domanda per Simona, quindi stanno contribuendo, chi ci segue sta contribuendo con una domanda per ora. Ho visto anche che Simona ha già risposto. Se volete, diciamo, teniamo le domande per la fase finale, così torniamo anche verso di voi, verso i relatori. Ringraziamo Simone e a questo punto invito Giorgio Cucè per la presentazione della realtà di Sires e dei suoi prodotti. Perfetto, ti vedo Giorgio, se vuoi condividere il tuo schermo e parlarci di voi. Buonasera a tutti innanzitutto, vi condivido lo schermo. Sì. Torniamo in questo caso verso dei prodotti per l'infrastruttura, quindi sicuramente applicabili in un ambito di marina, che Giorgio ci presenta. Perfetto, vediamo la presentazione. Prego. Benissimo. Allora, buonasera a tutti. Io sono Giorgio Cucè, cofondatore e amministratore delegato della Sires SRL. Innanzitutto vi racconto brevemente da che cosa nasce il nome Sires. Sires sta per, dalla parola research, quindi ricerca applicata al mare, appunto sì, ma anche dal latino res, cose di mare. E Sires è un'azienda, diciamo una startup innovativa, anche se ha avuto una crescita importante negli ultimi anni, comunque è nata nel luglio del 2018, e che ho fondato insieme al mio team appassionato di nautica per trasformare principalmente uno dei nostri brevetti internazionali, un ammortizzatore idraulico con la capacità di recuperare energia dal moto ondoso, che abbiamo chiamato SeaDump Plus. Anche il nome SeaDump sta da damper, ammortizzatore, della nautica appunto. Sì. SeaDump Plus è stato pensato per risolvere principalmente due problemi concreti per chi vive e ama il mare. Il primo sicuramente è quello legato alla stabilità e alla sicurezza degli ormeggi, quindi noi ci andiamo a interfacciare e a inserire nella nicchia di mercato degli ormeggi, che presentano molteplici sottoproblematiche, una fra tutti sicuramente la rumorosità, il deterioramento meccanico, perché queste sono tutte componenti esclusivamente elastiche che accumulano l'energia cinetica associata al movimento dell'imbarcazione per ridarla pari pari senza alcuna capacità di dissiparla, e quindi il problema della risonanza e dell'oscillazione. La seconda problematica è sicuramente quella collegata all'energia e all'inquinamento connesso all'utilizzo dell'imbarcazione, in particolar modo durante il periodo in cui la barca viene lasciata ormeggiata all'interno del porto, ad esempio durante il periodo invernale, e quindi il discorso legato all'autoscarica delle batterie. Sicuramente l'abbiamo sperimentato un po' tutti nel primissimo lockdown dell'anno scorso, quando abbiamo lasciato la macchina parcheggiata per almeno un mesetto e alcuni hanno avuto problemi legati alle batterie che sono andate a terra. Questo succede in maniera molto più marcata sicuramente sulle imbarcazioni, che sono anche un ambiente più aggressivo, e quindi magari anche perché lasciano attaccati dei piccoli impianti, ad esempio per GPS, per l'acquisizione di dati, oppure per la comunicazione Internet of Things. Quindi abbiamo pensato a risolvere entrambi queste problematiche in un unico prodotto che abbiamo chiamato appunto SeaDump, smorzatore idraulico plus, che aggiunge la capacità smorzante in maniera appunto meccatronica. Qui vediamo quelle che sono le componenti interne del SeaDump Plus. Dall'anello LED in basso vediamo un smorzatore idraulico che è stato il nostro primo brevetto, e poi vediamo le componenti reali che costituiscono l'oggetto, quindi sono delle ruote dentate che ingranano su cremagliera, coppie cilindriche e coniche, da 1 a 3 generatori perché sono stati adottati dei design modulari, e la scheda elettronica direttamente integrata all'interno per gestire e ottimizzare ogni singolo watt di energia che viene recuperata. Energia che viene poi riversata a bordo grazie a questo connettore magnetico semplice e sicuro del design che abbiamo depositato anch'esso. E poi c'è l'anello LED che consente non soltanto di comunicare all'esterno quello che è lo stato di funzionamento del sistema, ma anche rappresenta l'anello di congiunzione tra diciamo, l'ammortizzatore idraulico, se possiamo dire, del passato e il futuro meccatronico, che in realtà è già il presente, perché questi sono prodotti che in poco più di 2 anni abbiamo non soltanto prototipato, ma anche validato e industrializzato.
Ci sono le versioni, qui come vedete è scritto anche FX, che è per diciamo, il segmento B2B, di cui vi parlerò nelle slide successive. Allora, questa un'interfaccia di quello che è anche la comunicazione che si può offrire al segmento di clientela B2C, perché chiaramente questi prodotti possono essere anche monitorati da remoto. E questa è la versione per il segmento B2B per strutture più grandi rispetto alle imbarcazioni, quindi mi riferisco a punti galleggianti, frangiflutti. Da quando abbiamo lanciato sul mercato nel novembre del 2018, partecipando per la prima volta al Salone Nautico del Metz di Amsterdam, abbiamo ottenuto fin da quel momento importanti riconoscimenti per testare fin da subito, da pochi mesi successivi alla costituzione della Sirius, per verificare se c'era effettivamente interesse di questa tecnologia potenziale sul mercato. E quindi da lì abbiamo continuato lo sviluppo andando dietro al trend di richiesta che ci veniva dal mercato, proprio per cercare di sviluppare e affinare la tecnologia rispetto a quelle che erano le reali esigenze del mercato. Il mercato appunto che ha già descritto in maniera molto puntuale Simone, io aggiungo soltanto qualche numero per quello che è chiaramente il trend in crescita, questo in particolare nel mercato della nautica italiana, che nonostante la crisi degli anni precedenti sta registrando comunque una crescita importante, anche a doppia cifra. A livello invece di mercato nautico europeo, sicuramente per quello che riguarda il nostro segmento di mercato, vediamo che ci sono più di 4.500 porti e circa 6 milioni di unità da diporto, ma il mercato principe sicuramente da questo punto di vista è rappresentato dal mercato americano, più mercato dal punto di vista nautico, perché i numeri parlano chiari su quelle che sono le potenzialità e abbiamo la possibilità per quelle che sono le bandi che abbiamo vinto, uno tra tutti il Global Startup Program, che ci consentirà di atterrare sul mercato americano nei prossimi 2 mesi, appena le condizioni Covid appunto ce lo permetteranno. Da quando siamo nati a oggi, diciamo, il segmento B2C è sicuramente quello che ci ha dato in primis maggior soddisfazione, e in questo troviamo sicuramente armatori, capitani, proprietari privati di imbarcazioni. E qui vedete quelle che sono gli altri prodotti che risolvono il primo problema, quello della stabilità e della sicurezza, che sono ammortizzatori idraulici, anch'essi sono innovazioni, sono protetti dai primi brevetti che abbiamo depositato, e qui sono declinati per le differenti segmentazioni di mercato, quindi per imbarcazioni fino a 16 tonnellate di dislocamento massimo, troviamo il Sea-Dump Evo, fino a 55 tonnellate di dislocamento Sea-Dump Steel, quindi un prodotto un pochino più grande e interamente in acciaio inox, e poi li realizziamo anche senza limiti di dislocamento per il segmento degli yacht e dei super yacht, con applicazioni anche custom. Sicuramente il mercato B2B è quello più interessante dal punto di vista numerico e anche perché è molto più variegato. In questo troviamo sicuramente marina e porti turistici, perché i nostri prodotti possono essere anche applicati su punti di galleggianti e frangiflutti, come dicevo, ma anche attraverso una rete di rivenditori. A oggi ne abbiamo più di 30 solo sul territorio nazionale, ma anche a livello internazionale come distributori, non solo a livello europeo. Ultimo, ma non meno importante, la validazione che abbiamo avuto attraverso una compagnia assicurativa. In questo caso la prima è stata la Vittoria Assicurazioni, che ha analizzato, dopo attenta analisi di tecniche dei nostri prodotti, li ha validati come risolutivi delle problematiche che vi ho descritto all'inizio, e di fatto ci ha consentito di offrire non soltanto dei prodotti, ma anche dei servizi. Noi rivendiamo anche polizze assicurative ai nostri clienti, che in questo caso specifico hanno la possibilità di accedere gratuitamente a dei vantaggi veramente esclusivi, come l'azzeramento della franchigia per qualsiasi danno all'ormeggio, la franchigia per tutti gli altri danni che va a scalare fino a diventare a zero entro i primi anni dalla stipula, e ovviamente la copertura gratuita contro il furto degli ammortizzatori, anche se fortunatamente fino ad oggi nessun cliente ha avuto esperienza di questa spiacevole occorrenza, e poi fin da subito il 35% di sconto. Perché? Perché i nostri prodotti, i nostri ammortizzatori idraulici consentono, ma in tutte le versioni, anche quelle meccatroniche, di ridurre il rischio di sinistri, proprio perché la barca diventa molto molto più stabile e vengono preservate tutte le varie componenti all'ormeggio.
Passando quindi a quella che è l'offerta in merito alla Marina, si vede come le applicazioni dei nostri prodotti sono davvero molteplici. Non possono essere applicate soltanto sulle imbarcazioni, come si vede qui, ma l'ambito applicativo più interessante è sicuramente quello integrato all'interno di puntini galleggianti, applicazioni che stiamo realizzando, e anche perché sicuramente in questa maniera si può ottimizzare quelli che sono gli ingombri e quelli che sono anche tutta la parte di accumulo di energia. Energia che può essere appunto accumulata in pacchi e batterie all'interno dei volumi galleggianti dei puntini, ad esempio, come si vede in queste immagini, per consentire di poter andare a stoccare l'energia laddove viene recuperata e poterla poi quindi utilizzare e filtrare bene, utilizzare tutti quelli che sono i vari range tra domanda e offerta all'interno del porto. Si possono applicare anche tra modulo e modulo, oppure si possono integrare all'interno di buoi galleggianti per consentire anche di sfruttare tutti i vantaggi all'interno, ad esempio, di porti che hanno campi buoi e non hanno puntini galleggianti. E quindi senza limiti, diciamo, dal punto di vista per poter consentire anche il mantenimento delle batterie, appunto, nelle infrastrutture che hanno soltanto campi buoi da offrire ai vari diportisti di cui potrebbero averne appunto bisogno. Questo piccolo grafico l'ho inserito per dare un breve confronto colpo d'occhio su quelle che sono le densità di potenza tra le varie fonti di energia. E si vede benissimo come l'energia all'interno delle onde sia ben oltre un ordine di grandezza superiore a quella che si può estrarre da, ad esempio, dei pannelli solari o dalle paleoliche. Riassumendo quelli che sono i modelli di business, ovviamente noi li possiamo assumere in quattro punti: la vendita online, la vendita tramite la nostra rete di rivendita e distribuzione, rivendiamo anche pacchetti di assistenza e manutenzione, come ad esempio quello di monitoraggio da remoto dei prodotti a recupero di energia, e la vendita abbinata alle compagnie assicurative. Stiamo abbinando anche servizi avanzati di Internet of Things per poter monitorare anche altri parametri al di là di quelli dei nostri offerti dei nostri prodotti, e quindi poi anche la raccolta e la rivendita dei dati. Il team, questo è il core team, è un team molto coeso da questo punto di vista, anche per le competenze che sono molto diversificate, ma un team completo, con esperienza appunto sia nel settore nautico, nella ricerca e sviluppo, che ci ha consentito di partire da zero e seguire tutte le attività dall'interno, ma anche con competenze legate alla produzione, alla scalabilità, alla finanza, alla comunicazione e al marketing. Giusto per dare un'idea di quella che è la trasversalità anche dei nostri prodotti, non ci siamo limitati a produrre gli ammortizzatori solo per la nautica, ma ci sono state richieste anche altre applicazioni. Scusate questa piccola parentesi. Comunque, giusto per dare un'idea di quella che è la versatilità dei nostri prodotti, li abbiamo realizzati per stabilizzare anche strutture in ambito civile, ad esempio delle ciminiere molto alte, che erano soggette a problematiche notevoli per l'azione combinata del vento e quindi il distacco alternato di vortici, oppure in ambito automotive, i nostri ammortizzatori che stiamo sviluppando applicati a delle sospensioni automotive, ad esempio su piccole city car elettriche, per incrementare l'autonomia di oltre il 15%. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giorgio, grazie mille per la tua presentazione. Io chiedo insomma alla platea, a chi sta seguendo, se ha qualche curiosità, qualche domanda da porre ai nostri relatori. E ne approfitto comunque per chiedere a Simona se vuole comunque, diciamo, commentare la domanda che è stata fatta loro, così insomma diventa, come dire, dalle tue parole direttamente senza far leggere a tutti la chat. La lascio commentare da Ivano. Va benissimo, va benissimo. È più preciso di me. Ok. Eccoci. La domanda. Se volevate commentare, diciamo, direttamente la domanda che vi è stata posta sulla tecnologia che utilizzate per richiamare la boa in superficie e sulla profondità, insomma, a cui potete recuperarla. Sì, perché prima appunto ovviamente 10 minuti non è che si può spiegare il funzionamento di tutto il prodotto. Io avrei una domanda. Certo, prego.
Sì, magari finiamo, diciamo, la risposta e poi nel frattempo poi diamo la parola a chi ha chiesto di intervenire con una domanda. Prego. Allora, allora, il Gavitello è predisposto per ricevere un codice univoco via subacquea tramite una tecnologia ultrasuoni. Quindi è un segnale codificato, diciamo, sviluppato da noi con un algoritmo, diciamo, che va durante la trasmissione, trasmette una serie di bit. Il Gavitello è provvisto di un algoritmo che riceve tramite una capsula ultrasuoni, una o più capsule ultrasuoni all'interno del Gavitello, e poi tramite un algoritmo va a decifrare questo codice. È un algoritmo, appunto, che ha impiegato molto tempo per essere sviluppato e messo a punto, perché è insensibile, diciamo, a tutti gli altri segnali ultrasuonici che normalmente sono presenti all'interno dei porti, quali possono essere ecoscandagli, antivegetative elettroniche, eccetera, eccetera. E poi le conformazioni del fondale, che anche lì influiscono diversamente a seconda che il fondale sia roccioso, sia melmoso, ci siano ipotili galleggianti o ipotili fissi. Quindi il codice trasmesso non è mai pulito, ma tramite, diciamo, una codifica appropriata, un algoritmo appropriato, viene, diciamo, recuperato in ricezione e quindi codificato. Riguardo invece la profondità operativa del Gavitello, seconda dei modelli, allora, innanzitutto premessa, il Gavitello ha molti sensori, tra cui un sensore di pressione, e quindi in piena autonomia, a seconda, diciamo, dei modelli e del setup scelto, si può autolivellare una volta che è affondato a una determinata profondità. Quindi questo consente al Gavitello di non andare direttamente sul fondo, ma di stazionare a una certa profondità dal piano d'acqua. Poi, a seconda del prodotto, all'interno c'è un rocchetto con una cima, diciamo, avvolta all'interno del rocchetto, che varia, appunto, secondo dei modelli, da 8 a oltre 20 metri. Noi sfruttiamo l'effetto, diciamo, di spinta idrostatica per ritornare in superficie. Quindi normalmente il Gavitello staziona sott'acqua perché è trattenuto da sostanzialmente un freno, un servofreno. Quando andiamo a richiamare il Gavitello aziona il servofreno, sgancia, diciamo, l'albero su cui è avvolto il rocchetto, e il Gavitello viene su in superficie srotolando parte della cima in esso contenuta. Poi il Gavitello viene recuperato con un qualsiasi mezzo marinaio, e con esso, nel caso dell'automazione portuale, si recupera la cima di prua. Nel caso di oggetti sommersi, nasse, arti da pesca, eccetera, eccetera. Perfetto, grazie mille. E prego, ingegner Miani, voleva fare una domanda, sì, per loro. Grazie, prego. Mille, buonasera a tutti. Io ho una domanda da fare all'ingegner Cucè della Seares, se non pronuncio male. E allora, volevo solo conferma, buonasera innanzitutto e complimenti per il progetto. Grazie Stefano. Capire se ho inteso bene che riuscite a ricavare fino a 300 watt per ogni singolo ammortizzatore. Esattamente. 300 watt su 24. La potenza è chiaramente la potenza di picco, quindi quella, la potenza nominale installata per ogni singolo ammortizzatore. Ci sono da 1 a 3 motogeneratori interni per andare a raggiungere fino a 300 watt di picco. Mi sentite? Sì, a scatti, per un attimo l'ho persa. Comunque, okay. Ma questi 300 watt, scusi, di picco, sono riferiti a un'imbarcazione di che tipo? Allora, quelli, diciamo, il modello corrispondente per imbarcazioni dalle 45 alle 55 tonnellate. Ok. E comunque la documentazione la possiamo trovare sul vostro sito? Sì, poi se vuole maggiori informazioni possiamo anche approfondirlo senza problemi. Diciamo che abbiamo modelli che vanno corrispondenti a quelli degli steel, da quelli aggiungiamo il modulo energetico, e quindi gli stessi modelli che vanno dalle 10 alle 55 tonnellate orientativamente,
li andiamo a coprire con modelli che vanno dai 100 ai 300 watt, quindi 100, 150, 200, 250 e 300 watt per coprire gli stessi 5 modelli. Abbiamo visto più o meno essere le potenze corrispondenti a queste, questo range, diciamo, di compromesso ottimizzato per il dislocamento, che poi è il valore fondamentale che ci indirizza su quelli che sono i carichi che si riscontrano all'ormeggio, sulle cime di ormeggio. Non è l'unica. Altra cosa, l'ambiente marino è un ambiente molto difficile, come sappiamo. Sull'elettronica si può integrare anche a bordo direttamente all'imbarcazione, o meglio ancora, decisamente difficile, sì. E riuscite a garantire, diciamo, un certo numero di anni di funzionamento? Perché l'elettronica con la marina, soprattutto la meccanica, l'elettronica di precisione, come fate voi lì dentro, non si trova molto d'accordo. È per questo che abbiamo tutto ben protetto all'interno di un robusto guscio, sia in acciaio che alluminio, per andare anche a ottimizzare quelli che sono i pesi, e tutto ben protetto per, appunto, oltre ad essere a bagno d'olio, è anche ben protetto dall'azione corrosiva, e quindi le componenti, il cuore della parte smorzante, sia a livello idraulico che a livello meccatronico, è sempre ben isolato e protetto dall'azione corrosiva esterna. Abbiamo fatto molti test prima di andare a validare quelle che erano le soluzioni che poi abbiamo implementato, sia sulla parte di connettore, sia sulla parte di tenute, e quindi abbiamo comunque, a prescindere da questo, fin dall'inizio abbiamo sempre ben protetto tutto all'interno, in maniera tale da non avere variabili che potessero dipendere dalle azioni corrosive esterne. Quindi il guscio serve sia per motivi strutturali, ma anche per proteggere l'interno. E la modularità anche della parte elettronica, ad esempio, consente di poter andare a scalare il numero di motori o l'impianto da 12 a 24 volte in maniera molto facile, poter anche fare manutenzione, e tutto completamente smontabile, fare manutenzione chiaramente non utente, ma noi o i nostri tecnici autorizzati, per poter fare anche quella dovuta manutenzione negli anni. Comunque la garanzia che diamo, per rispondere alla tua domanda, è al minimo 3 anni. Va bene, grazie mille, chiarissimo. Grazie. Grazie, grazie di nuovo. Intanto chiedo se ci sono, diciamo, ulteriori domande. Vedo che c'è un'altra domanda per PM Mare, in cui vi viene chiesto se, nel caso in cui si scarichi la batteria, se è previsto uno sgancio automatico e un ritorno in superficie della boa, e diciamo volevano un'indicazione, diciamo, del valore dell'oggetto. Sì, eccoci, mi sentite? Sì, benissimo, prego. Allora, dalla domanda immagino che si riferisca a GoUp, perché ovviamente per quanto riguarda, diciamo, il prodotto che serve per recuperare la cima di ormeggio nel porto, è legato fisicamente alla cima di ormeggio di Prua, quindi non si può perdere. Mentre GoUp, che è riservato al recupero di nasse in mezzo al mare, è ovvio che... Innanzitutto GoUp è in commercio da ormai un paio di anni, è prevista una batteria, diciamo, ad ampia autonomia, e la ricarica del gavitello avviene principalmente con celle solari. Questo vuol dire che a una profondità fino a meno 3 metri normalmente che l'insolazione nelle ore diurne compensa il consumo notturno, quindi l'autonomia non dico che virtualmente infinita, perché dopo un tot di giorni / qualche settimana anche le celle si sporcano di vegetazione, quindi tenderà comunque a ridurre fino a non caricare più. Detto questo, perché meno 3 metri? Perché, come dicevo prima, il gavitello si autolivella a una profondità preimpostata dall'utente, quindi l'utente può decidere se farlo stazionare a meno 3, meno 6, meno 9 metri. Poi ha un altro setup in cui l'utente decide, in caso di batteria scarica, cosa fare.
Allora, caso 1 si va a posizionare a meno 3 metri, quindi se lo dovessimo avere preimpostato a meno 9 metri, quando il gavitello ha terminato, diciamo, quasi la batteria, si va a livellare automaticamente a meno 3 metri. Questo consente al gavitello di iniziare a ricaricarsi e prolungare l'autonomia ed essere quindi recuperato anche in momenti successivi. Condizione 2, il gavitello riemerge automaticamente in superficie, quindi è una scelta dell'utente dire viene in superficie e quindi diventa come un gavitello galleggiante. Condizione 3, infine possiamo scegliere se lasciarlo spegnere e quindi completamente immerso e completamente invisibile. Diciamo che quando noi andiamo a lavorare con questi gavitelli, la prima cosa che facciamo è fare un punto GPS. Quindi non è che lo perde, ma è ovvio che bisognerà comunque, se a meno 3 metri si riesce a recuperare in qualche modo anche senza immergersi, se no diversamente bisogna farsi un bagno e andarlo a recuperare. Comunque sia, l'autonomia del gavitello, non l'abbiamo detta, ma secondo diciamo delle richieste, normalmente una batteria standard assicura 10-15 giorni a meno 9 metri, quindi è una condizione peggiore ed è più che sufficiente per un ampio spettro diciamo di usi. Possiamo avere anche una batteria a capacità raddoppiata che può arrivare quasi a un mese di autonomia. Grazie mille. Ne approfitto, Ivano, Mi scusi solo ancora un secondo, mi aveva chiesto anche più o meno quanto vendete, lo venderete. Diciamo che il prezzo di listino al pubblico di questi gavitelli, ci sono due o tre modelli a seconda dei pack, pack da 1, pack da 2, pack da 4 o pack da 8, quindi a seconda diciamo dell'utilizzo. Comunque il modello diciamo entry level con un gavitello più un sistema di richiamo, tutto compreso, viene circa €600 arrivato al pubblico. Grazie Ivano, ne approfitto dicevo perché c'è ancora una domanda per voi che è arrivata diciamo nel frattempo mentre rispondevi a quella prima. E vi chiedono se in caso di marea il gavitello modifica la posizione in modo automatico, insomma, per essere sempre alla distanza preimpostata dal pelo libero dell'acqua. Allora, questo modello non lo fa, quindi ecco perché diciamo che ha una preimpostazione da meno 3, meno 6, meno 9 metri, a seconda di quando uno lo va a mettere in acqua deve considerare l'alta e la bassa marea, questa è una domanda molto intelligente, mentre stiamo sviluppando un'ulteriore versione che prevederà un autolivellamento automatico. Quindi c'è già allo studio una versione futura che prevederà questo. Grazie mille per la risposta. Torno da te, Giorgio. Non so se hai avuto modo di leggere la domanda per te. Ti chiedono come si può valutare il ritorno di investimento per l'acquisto di uno dei vostri prodotti, quindi se avete dei test di carica delle batterie di unità all'ormeggio. Certo, sì, allora per quanto riguarda la valutazione, chiaramente innanzitutto il costo di un Sidan Plus, quindi per una imbarcazione, è stato il prezzo entry level, quello è stato considerando sia il costo dell'ammortizzatore più il costo ad esempio di un pannello solare o di una piccola paletta eolica che devono essere installati a bordo occupando spazio. Questo sistema invece, il nostro sistema Sidan Plus, non vincola in alcun modo lo spazio a bordo. Il ritorno sull'investimento deve essere considerato facendo un ragionamento a 360 gradi, che riguarda non soltanto, non deve essere limitato soltanto al costo del valore dell'energia che viene recuperato, che chiaramente sarebbe troppo limitativo e ingeneroso nei confronti del prodotto, ma si deve considerare sulla base di quello che è quello che consente di risparmiare il prodotto, ovvero sulla manutenzione, quindi evitare di dover sostituire le batterie, perché questo consente di mantenere le batterie, quindi evitare che si vadano a deteriorare in tempo, e preservare tutte quelle che sono le componenti che fanno parte, che costituiscono la linea di ormeggio, quindi le cime, le bitte, le gallocce, i grilli, le cinghie d'ormeggio, le catene e via discorrendo. Accanto a questo, quindi tutte queste che sono le varie voci di spesa di manutenzione, che sono dei costi fissi annuali,
ci si deve aggiungere il discorso che questo è l'unico prodotto che può essere abbinato, come vi facevo vedere durante la presentazione, alla polizza assicurativa, consentendo di fatto di avere un risparmio immediato sul costo della polizza. E sapete benissimo che le polizze corpi, quindi la casco per imbarcazioni, non hanno un costo come quello delle auto, ma costano diverse migliaia di euro all'anno. Quindi se si va a mettere, abbinare al prodotto uno qualsiasi dei nostri prodotti, in questo caso quello più costoso, quindi il Sedan Plus per il segmento B2C, si può andare a compensare, quindi avere un ritorno sull'investimento entro al più tardi 12 mesi dal momento in cui si acquista l'oggetto. Grazie, grazie, grazie Giorgio per la tua grazie per la domanda, risposta. Per le domande. Ok, non vedo diciamo ulteriori domande dal pubblico, non so se c'è qualcuno che comunque vuole intervenire direttamente. In alternativa io inizierei a ringraziare i nostri relatori per essere stati con me questo pomeriggio e chiaramente insomma tutta la platea, tutti coloro che vi hanno seguito. E direi che possiamo darci appuntamento a un prossimo approfondimento su un'altra tematica. Per oggi possiamo probabilmente chiudere qui, quindi vi ringrazio nuovamente, grazie a tutti i relatori e grazie a tutti coloro che hanno partecipato e al prossimo tip. Grazie a tutti. Grazie. 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 Buonasera a tutti.